Amiche e amici sportivi, appassionati di pallamano, ben ritrovati, nuova puntata della Casa della Pallamano, il format dedicato alle attività della squadra federale Campus Italia e in generale alle attività di pallamano che si svolgono all'interno del Centro Tecnico Federale di Chieti Scalo, ma non solo, perché come al solito parleremo e approfondiremo i temi che riguardano anche i campionati di Serie A2, i campionati di Serie B e in generale l'attività dunque delle formazioni abruzzese, perché ci sono novità interessanti. Innanzitutto però partiamo appunto dal nostro elemento cardine, ovvero dal Campus Italia, la squadra federale dei talenti italiani che giocano e vivono a Chieti Scalo e giocano all'interno del Centro Tecnico Federale. Si è tenuta una sorta di derby la settimana scorsa contro il Teramo, avrebbe tanto voluto esserci l'ospite di oggi, purtroppo infortunato, Federico De Ruvo. Ciao Federico. Ciao Matteo e buonasera a tutti. Intanto un gran peccato non esserci, al di là di come è andata la partita. È un gran peccato non giocare questa grandissima partita, poiché comunque era la mia ex squadra e ci tenevo un sacco a giocarla. Ha vinto la formazione del Teramo, ha vinto di misura col risultato finale di 25-24, Teramo che comunque ha condotto per larghissima parte nel corso della sfida. Una gara, Federico, che ancora una volta ha messo comunque in evidenza la crescita del Campus Italia contro una squadra però più esperta, con un ottimo Pierluigi Di Marcello tra i pali, e che poi è riuscita a portare comunque a casa il risultato. Sì, sicuramente è stata una grandissima partita sotto ogni punto di vista, e quel che ha prevalso comunque nella vittoria del Teramo è stata sicuramente l'esperienza. L'esperienza del grande comunque Pierluigi Di Marcello, un ottimo portiere che comunque ha, possiamo dire, ha dato grandi frutti a questa bellissima partita. E sì, quello che è mancato appunto è stato la gestione e l'esperienza che manca a noi ragazzi che comunque stiamo affrontando questo bellissimo progetto. Una squadra di 16 anni, 17 anni, è inevitabile che, esatto, che l'esperienza, esatto, sia l'elemento chiaramente mancante. Campus Italia che tornerà in campo nel prossimo turno, decima giornata del campionato di Serie A2, nel girone B, e affronterà un'altra abruzzese, l'altra abruzzese del girone, ovvero Logan Pescara, gara che si giocherà in trasferta per il Campus Italia, una trasferta piuttosto corta, pochi chilometri questa volta, alla Pala Giovanni Paolo II di Pescara, domenica, come detto, alle ore 18. Allora, vediamo il servizio che fa il punto su quello che è accaduto contro il Teramo e su quello che accadrà contro Pescara. Gol, emozioni, spettacolo, fino alla fine c'è stato tutto nel match tra Campus Italia e Lions Teramo, la sfida simbolo della nona giornata di Serie A2 giocata nella Casa della Pallamano di Chieti. Vincono i biancorossi 25-24, e settimo successo consecutivo. Sul fronte Campus Italia e tecnico Riccardo Trillini porta con sé un'altra buonissima prestazione. Le vittorie stagionali restano tre, certo, ma l'acquisizione di esperienza in minuti di livello rimane l'obiettivo centrale del progetto, che dovrà pagare non in campionato ma prioritariamente con la nazionale under 18 ai prossimi europei estivi. Contro Teramo solito ritmo vertiginoso, una costante del gioco proposto dalla squadra federale e poi un ottimo Scarcelli tra i pali e il consueto Manojlovic sui tiri dalla distanza. Nota a margine per il duello tra Tommaso e Alessandro De Angelis. I fratelli teramani, uno con la maglia del Campus e l'altro con quella della Lions, hanno dato spettacolo mettendo la firma su 9 reti ciascuno. Chapeau. Nel frattempo, detto di come l'obiettivo della squadra federale siano gli impegni in maglia azzurra, si apre una settimana di fuoco. A Chieti si raduna la nazionale Under 18, ovvero l'intero Campus Italia, con alcuni innesti provenienti dai club italiani per un tour de force di tre amichevoli contro Israele tra stasera, lunedì 29 e martedì 30 novembre. Nel mezzo, domenica pomeriggio alle 18, la trasferta di Serie A2 sul campo della Logan Pescara, decimo turno di campionato ed ennesimo banco di prova altamente probante per i giovanissimi di Riccardo Trillini. Giocare, 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 questo è l'unico imperativo per continuare a crescere. È chiaro, Federico, che in queste ultime settimane tu non ti sei potuto allenare per i problemi fisici, ma hai vissuto tutto il percorso, chiaramente, da inizio stagione di crescita, no? Che come Campus Italia state affrontando settimana dopo settimana, partita dopo partita, anche rimanendo a volte scottati perché sono arrivate diverse sconfitte in campionato, anche di misura. Che cosa secondo te sta andando sempre meglio col passare delle settimane e in che cosa, esperienza a parte chiaramente, state mancando? Beh, allora, sicuramente c'è una grandissima voglia di apprendere in ogni singolo ragazzo, quindi questo porta comunque a far bene e ad avere voglia di allenarsi e far sempre meglio.
Sì, come abbiamo detto, comunque l'esperienza è una cosa che comunque si apprende giocando partita, minuto, minuto per minuto, ma comunque noi ci alleniamo per far bene e per imparare a apprendere ogni giorno quello che comunque i mister ci dicono, insomma. Ci saranno tra l'altro all'orizzonte le gare contro Israele che giocherete sia come Campus Italia questa sera e poi a seguire all'inizio della prossima settimana invece contro come nazionale italiana, perché si aggiungeranno anche 8 ragazzi che arrivano dai club. Anche qui è chiaro che sono step di crescita importanti, qui ci si allena, si gioca contro i propri coetanei, tra l'altro Israele fa un progetto molto molto simile, direi identico a quello della Federazione Italiana con una sorta di collegiale, perché l'obiettivo e lì immagino ci sarai, sono i campionati europei di quest'estate, dove sarà assolutamente fondamentale intanto evitare le ultime posizioni per rimanere nell'elite della pallamano europea e poi chissà, magari qualificarsi ai campionati mondiali. Sì, adesso affronteremo comunque l'Israele, una squadra che sta affrontando questo progetto uguale simile al nostro, e qui si vedrà comunque i frutti che sta dando questo progetto, perché comunque affrontiamo dei ragazzi che hanno la stessa età nostra, quindi qui si vedrà effettivamente quello che stiamo facendo in modo positivo e in modo negativo. Vedremo, dunque avremo la possibilità nel corso della prossima puntata di approfondire come saranno andate queste gare amichevoli della nazionale azzurra Under 18 che giocherà come detto i prossimi campionati europei. Tornando però alla gara tra il Teramo ed il Campus Italia, vittoria come detto del Teramo, al termine della partita abbiamo ascoltato e raccolto con il nostro Andrea De Aloisio le impressioni di Riccardo Trellini, il direttore tecnico delle nazionali azzurre e allenatore del Campus Italia, e di Marcello Fonti, allenatore del Teramo. Ascoltiamo. Un po' dispiaciuti invece forse per il risultato, perché insomma una partita in bilico fino alla fine quest'estate. Sì, un po' un mese e mezzo fa speravamo in un miglioramento del gioco e anche del risultato. Sicuramente stiamo giocando bene, 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 meglio di sempre. Secondo me ci meritavamo qualche risultato, tipo oggi o con Camerano qualcosa in più, nonostante abbiamo giocato con due squadre tra le prime della classe, siamo stati lì e potevamo anche vincere. Speravo un po' di più di fortuna, però a bocce ferme domani sarò sicuramente contento, perché i ragazzi hanno acquistato un po' più di mentalità, mentre il gioco e la tecnica vanno progressivamente aumentando. Conta anche l'atteggiamento e oggi li ho visti molto meglio. La settima vittoria è arrivata, bene, però piano piano ora stiamo diventando un po' presuntuosi, perché abbiamo affrontato questa gara pensando che era facile. Io già avevo detto che i ragazzi della nazionale che si allenano tanto e fanno un gioco veloce a livello internazionale, noi con due allenamenti, uno questa settimana perché abbiamo avuto il palazzetto occupato perché pioveva, è entrata l'acqua dentro il palazzetto, non ci siamo potuti allenare. Questo, noi che siamo un po' più esperti dei ragazzi, questo non può succedere. Allora complimenti pure alla squadra del Campus Italia, perché gioca una buona pallamano, stanno crescendo i ragazzi, sono molto contento, ho visto dei buoni atleti. Queste erano le parole di Marcello Fonti, un pivot che ha fatto la storia della pallamano italiana, in modo particolare lo ricordiamo per la partecipazione dell'Italia ai campionati mondiali del 1997, il capitano di quella nazionale lo abbiamo in collegamento, è un altro teramano, oltre 300 presenze con la maglia azzurra, una leggenda della pallamano italiana. Diamo il nostro benvenuto con grande piacere a Settimio Massotti. Buonasera, grazie dell'invito, buonasera a tutti. Settimio, faccio sempre fatica a ricordarmi tutti i dati a memoria, però dimmelo, se sbaglio qualcosa sui numeri, dimmelo sempre. Non ti preoccupare. Come stai innanzitutto? Benissimo, bene. Che partita hai visto da teramano e da esperto di pallamano? Diciamo che una partita, come riallacciando un po' al discorso, secondo me queste partite, anche se il Campus diciamo alla fine sconfitta, sono quelle partite utili per questi ragazzi, perché a mio avviso i ragazzi crescono quando ogni pallone conta, quando ogni palla può decidere un risultato, quando i risultati sono larghi o perché si è troppo inferiori o troppo superiori, secondo me non fa benissimo, perché i ragazzi non riescono a capire l'importanza di un errore, l'importanza di un gesto in un momento decisivo.
mi dispiace per Campus, ma per esempio il portiere nella parte finale ha lanciato porta a porta pensando di trovare la porta guarnita, e quello ha ridato un possesso di palla al Teramo che poi è risultato decisivo. Io credo che quel ragazzo sicuramente questa azione gli rimane dentro, ma sono convintissimo che lo aiuta a crescere tantissimo. Guarderà la porta avversaria per tutto il resto della sua carriera, probabilmente non accadrà più, questo è sicuro. Sono d'accordo con il concetto di fondo di quello che dici. Per quanto riguarda poi l'applicazione di questo progetto, che lo abbiamo detto tante volte, non trova il suo primo risvolto sul campionato di Serie A 2, ma lo trova sugli impegni delle nazionali giovanili, i campionati europei, in particolare della prossima estate. Sarà un'estate molto calda per la pallamano italiana, perché avremo due nazionali ai campionati europei, l'Under 20 e questa Under 18, che di fatto è composta per la stragrande maggioranza degli atleti dai ragazzi appunto del Campus Italia. Questo è un segnale importante, fondamentale per te, che sei stato un atleta simbolo e sei un simbolo del movimento della pallamano. Il fatto che le nostre nazionali si siano guadagnate l'accesso all'elite, siamo tra le prime 16 nazionali d'Europa a livello giovanile, ci siamo rimasti la scorsa estate con la nazionale Under 19, ci saremo ancora e adesso cercheremo di conquistarci questo. Questo naturalmente nel bagaglio d'esperienza dei nostri giovani atleti, che poi devono andare a rimpinguare il campionato italiano, è un passaggio fondamentale, probabilmente. Non so se sei d'accordo. Sì, sono d'accordo, perché essere al vertice a livello giovanile ci fa onore, anche perché noi sappiamo benissimo nella nostra storia, abbiamo sofferto un po' essere considerati sempre gli ultimi, sempre nazionali di media bassa classifica. Poi abbiamo avuto le nostre rivincite anche a livello seniores, e adesso vedere che a livello giovanile per diversi anni siamo lì al vertice sicuramente fa ben sperare. L'unica cosa è che questi progetti sono molto interessanti, nati anche in anni precedenti con altre sperimentazioni, tipo collaborazione anche con la militare, mi ricordo Futura, devono avere un seguito. Cioè, questi ragazzi adesso stanno facendo un'ottima idea, un ottimo lavoro, però poi quando finiscono questa esperienza l'ideale è arrivare nei club che continuano sulla stessa scia. Secondo me il problema principale è che dobbiamo alzare un po' il livello in generale del nostro panorama italiano, anche a livello di impegni, di allenamenti, a livello professionale, come stanno facendo nel Campus. Anche perché se questi ragazzi poi trovano un proseguimento a questo progetto, sicuramente troveremo un futuro di ottimi giocatori. Assolutamente sì, avviare una carriera di natura professionistica per questi atleti è il primo passo, poi bisogna che il movimento sappia anche recepire al tempo stesso questi talenti che si sono sviluppati e garantire loro appunto una continuità di lavoro, una continuità di allenamento, una continuità di stimoli anche in termini di competizioni settimana dopo settimana. Intanto nella partita tra il Campus Italia del Teramo si sono viste giocate molto molto belle. Io chiedo al nostro Andrea Di Fabio in regia di farci vedere il gol confezionato dai due trascinatori del Campus Italia. Sono Cristian Manojlovic e Tommaso De Angelis, anche lui teramano. Peraltro c'era il derby tra i due fratelli, Tommaso e Alessandro De Angelis. 9 reti per parte, uno con la maglia del Campus, l'altra con la maglia del Teramo. Vediamo questo gol, per che è stato davvero spettacolare e dunque vale la pena anche rimostrarlo, farlo riapprezzare agli appassionati di pallamano e agli appassionati di sport in generale. Spicca il volo Tommaso De Angelis, non è facile fare questa roba, Federico, serve grande padronanza, grandi doti atletiche. Sì, effettivamente appunto l'hanno fatto Cristian e Tommaso, perché sono, come hai detto tu, i due trascinatori del Campus, due giocatori a mio parere fantastici e nulla da dire. Davvero tanta roba, lo stiamo rivedendo ancora. Federico, tu sei in camera appunto con Tommaso e credo che Andrea Di Fabio abbia anche su questo una clip da mostrarci sui momenti. Questa è la serie che stiamo realizzando con la Federazione Italiana Gioco Handball, dedicata proprio ai ragazzi del Campus Italia. Qui siete al mattino quando vi svegliate. Vabbè, per voi forse è stato facile perché vi conoscevate già prima, siete cresciuti insieme nelle giovanili del Teramo, però davvero questa cosa vi ha cambiato la vita.
Sì, ci ha cambiato nettamente la vita, poiché ritrovarmi da un giorno all'altro a vivere comunque con Tommaso, che è uno, possiamo dire, dei miei migliori amici, perché comunque a Teramo non solo per la pallamano, ma anche, possiamo dire, al di fuori dell'ambiente sportivo ci conoscevamo, ci frequentavamo e possiamo dire che ci ha cambiato veramente tutto. E poi siamo trovati comunque a dormire nella stessa camera e niente, possiamo dire che tutto questo è fantastico. Settimio, tu che hai lasciato Teramo per giocare poi anche ad altissimi livelli in giro per l'Italia, a 16 anni si lascia casa e si cresce non solo come sportivi, inevitabilmente si cresce anche come piccoli uomini, uomini del domani. Sicuramente, mi ricordo che quando ripartivo da casa per raggiungere la città dove giocavo, c'era sempre quel senso di malinconia, di tristezza, che poi giunto lì nella città di Trieste, Prato, dimenticavi subito, perché lì c'era una seconda famiglia. Ma sono cose importanti, perché secondo me un giocatore si vede non solo dalla tecnica, dalla potenza fisica, ma soprattutto dal carattere. La testa è la cosa principale. Se un giocatore è abituato ad essere forte caratterialmente, anche a resistere a certi, diciamo, disagi, allontanamenti della famiglia, dei propri cari, sicuramente lo forma e gli renderà sicuramente, ritornerà utile in campo, sicuramente. Teramano Settimio Massotti, Teramano Federico De Ruvo, Teramano anche il portiere della squadra campione d'Italia Pasqualino Di Giandomenico, estremo difensore del Conversano, che sarà tra i protagonisti, e cambiamo argomento ma restiamo sempre in tema di pallamano naturalmente, tra i protagonisti della sfida di European Cup, terzo turno, gara di andata che si giocherà al Pala San Giacomo di Conversano nella provincia di Bari. Sabato il Conversano affronterà la squadra norvegese del Nairobi, e allora noi proprio al Teramano Pasqualino Di Giandomenico abbiamo chiesto le impressioni del pregara, ascoltiamo. Beh, diciamo che questa partita la stiamo preparando da un po' ormai, e ci stiamo allenando nel migliore dei modi, il mister ci sta dando la carica giusta e cercheremo di fare il massimo per non deludere i nostri tifosi. Che partita ti aspetti? Loro sono una squadra molto veloce e votata alla corsa. Sì, mi aspetto una partita con molte azioni, con molti tiri, quindi dobbiamo essere bravi a limitare il loro gioco veloce e quindi cercare di non perdere troppi palloni, perché ogni palla persa sarà una condanna a morte per noi. Ritiene un vantaggio per voi che non partite come favoriti il fatto che comunque nella doppia sfida la prima gara è in casa vostra? Beh, diciamo, il fatto di giocare la prima in casa può essere un grande vantaggio per noi, perché abbiamo il fattore campo, qui il pubblico è sempre molto numeroso, la piazza di Conversano comunque si conosce, e per il resto non è un vantaggio partire da sfavoriti, perché ogni partita è una partita a sé e cercheremo appunto di dare il massimo, e se dobbiamo perdere, insomma, dobbiamo perdere che con le unghie e con i denti, no? Dobbiamo aggrappare fino all'ultimo pallone, fino all'ultimo secondo. Settimio, doppio confronto duro, ma anche qui il discorso poi è generale e chiaro, si allarga a 360 gradi. Per i giocatori italiani, Pasqualino Di Giandomenico non è un under, ma è il portiere della Nazionale Seniores, è uno dei portieri della Nazionale Seniores. Confrontarsi anche in ambito europeo, anche con il proprio club, e quindi il fatto che i club italiani cerchino di misurarsi con queste competizioni continentali è assolutamente fondamentale. Poi adesso il Conversano ha un doppio turno molto complicato. Sono d'accordissimo, sono quegli incontri che aiutano tantissimo a far crescere un giocatore, a renderlo forte, a renderlo, a dargli autostima. Sono questi incontri, perché sono squadre di buonissimo livello, e quando un giocatore riesce a esprimersi, a vedere che certe cose che di solito fa in Italia riesce anche a riproporre a quei livelli, sicuramente prende coscienza e diventa anche mentalmente forte. Noi siamo nati così, diciamo, ci vorrebbero tantissimi questi incontri. Sono contento che le squadre italiane vanno avanti in Coppa, perché secondo me lo vedo come un investimento giocare in Coppa, anche se poi si può uscire. Però il giocatore riesce a formarlo, riesce, e poi ti ritorna utile nel campionato italiano, nei propri obiettivi, questo è sicuro. Incontrare gli incontri internazionali sono indispensabili, perché si vede soprattutto altre dimensioni, sicuramente altri ritmi,
in cui ci bisogna abituarsi, perché altrimenti quando poi si viene chiamati in causa per la nazionale c'è sempre quel momento di adattamento che può essere anche fatale negli scontri decisivi. E con la nostra casa della pallamano, in qualche modo peraltro abbiamo portato bene a Giorgia Di Pietro, altra abruzzese, altra teramana che la settimana scorsa ha centrato il passaggio del turno, qualificazione agli ottavi di finale della European Cup femminile. Il suo Bressanone, formazione altoatesina, ha eliminato le bielorusse della Victoria di Brest e affronterà a gennaio negli ottavi di finale la formazione ucraina del Galichenko. Un doppio turno molto complicato, ma cercheremo di portarle fortuna di nuovo ospitandola ancora in collegamento nella nostra trasmissione. Federico, naturalmente facciamo un grande in bocca al lupo anche a Pasqualino di Giandomenico. Sì, facciamo un grande in bocca al lupo a Conversano, ma soprattutto a Pasqualino di Giandomenico. Tra poco parliamo di Serie A2 e Serie B, lo facciamo ancora con Federico De Ruvo in studio e con Settimo Massotti collegato. Piccolo break e poi torniamo. Settima vittoria consecutiva per la Lions Teramo, che rafforza il suo terzo posto nel girone B del campionato di Serie A2. Terza sconfitta consecutiva invece per la matricola Hogan Pescara. Teramo che, nonostante le problematiche legate all'impianto, si prepara ad ospitare nella gara di sabato la Casalgrande Padana, sfida invece domenicale per la Hogan Pescara, che affronta proprio la squadra federale del Campus Italia. Il servizio. Il weekend della Serie A2 abruzzese tutto di stampo maschile, complici gli impegni della nazionale under 20 nelle qualificazioni ai mondiali, la nuova Handball Teramo ritroverà il campionato non prima del 4 dicembre. Nel girone B degli uomini intanto si va avanti, continua il momento favorevole della Lions Teramo, settima vittoria consecutiva nel match contro il Campus Italia, terzo posto rafforzato per gli uomini di Marcello Fonti anche in virtù del concomitante stop della inseguitrice Camerano. A tenere banco in casa bianca rossa però sono i risultati, certo, ma anche le problematiche legate alla Pala San Nicolò, dove la pioggia ha fatto capolino sul parquet limitando l'ultima settimana di allenamenti di Lodore e compagni. Sabato arriva a casa il grande reduce da una risicata vittoria contro Prato e, tempo permettendo, l'obiettivo sarà quello di centrare l'ottava vittoria in stagione, ripartendo ancora dalla granitica difesa guidata dal portiere Pierluigi Di Marcello, per ora la migliore del girone. Discorso diverso per la Hogan Pescara. Dopo un inizio brillante, la matricola adriatica è incappata in una serie negativa di tre sconfitte. La settimana scorsa stop anche sul campo del Romagna, una delle favorite per accedere ai playoff. Reazione, allora, è la parola chiave. Domenica al Pala Giovanni Paolo II arrivano i talenti del Campus Italia. Il tecnico Michele Mastrangelo recupera Francesco Rigante e alza l'asticella. Due punti come unica alternativa per cancellare il momento no e riprendere a macinare punti e gioco. Vediamo anche la classifica del gruppo B del campionato di Serie A2, poi la commentiamo insieme a Federico De Ruvo e a Settimo Massotti. Il Teramo che rafforza il suo terzo posto a due lunghezze dal Romagna, quota 16, il Cingoli in fuga al momento a quota 18. Ricordiamo che le prime due squadre accedono ai playoff per la promozione. La Hogan Pescara invece divide la quinta posizione con il Chiaravalle, anche se il quarto posto è a soli due punti di distanza. Settimio, che campionato di A2, in particolare il girone B, stai vedendo? Cingoli e Romagna sono in fuga o Teramo in particolare può ancora pensare all'aggancio e dunque alla qualificazione ai playoff? Anche perché diciamo che loro hanno avuto un'indica iniziale, poi li incontrate subito queste squadre. Noi, tra virgolette, siamo una squadra nuova perché sono stati tanti rientri. Anche se sono teramani, però ecco, rimettere un po' alcune non ho smesso, tutte queste circostanze, insomma, incontrare le squadre più forti all'inizio sicuramente è stato decisivo, anche se poi si è perso contro il Romagna di un piccolo gol, scatto, sì, di misura, sì, sì. Di misura, dove ci sono tutte le premesse da ribattere bene anche in casa. La squadra sta andando bene, la difesa forte, in attacco c'è un mix di esperienza e di gioventù, soprattutto Alessandro De Angelis sta facendo un campionato brillantissimo, perché
la velocità, la sicurezza della squadra, dei ritmi. Dunque sicuramente è un ragazzo che ha dato un grande potenziale a questa squadra. Subito dietro c'è la Hogan Pescara. Il dato importante, al di là della presenza appunto della formazione pescarese, è la presenza di due squadre abruzzesi nella prima metà della classifica. Peraltro Pescara ha ridato modo anche a giocatori di spicco come Rigante, come Pieragostino, di rimettersi in mostra in un campionato nazionale, il che fa sempre bene poi al movimento abruzzese. Ecco, prima erano protagonisti col Città Sant'Angelo, adesso lo sono col Pescara. Sì, noi in Abruzzo abbiamo veramente delle risorse incredibili, abbiamo tanti giocatori che penso per motivi più che altro familiari, di scelte di lavoro, così, altrimenti sicuramente dei giocatori di ottimo livello che potevano benissimo giocare in massima serie. Però ecco, l'Abruzzo continua a produrre degli ottimi giocatori, sia a livello giovanile, ma soprattutto anche diciamo una regione dove la pallamano non muore mai, e non dimentichiamo tutti i ragazzi che sono sparsi dall'Italia. Se uno riuscirebbe a farli ritornare indietro, sicuramente si può stare benissimo in Serie A. È vero, sono veramente tanti e li scopriremo pian piano con il trascorrere delle puntate, andremo a pizzicare non solo in Italia, anche all'estero. Penso ad Andrea Colleluori, che gioca nel campionato francese, uno dei portieri della Nazionale Azzurra. Federico, che cosa hai visto dopo queste prime 9 giornate del campionato di Serie A2? Le avete affrontate più o meno quasi tutte le squadre, anche in amichevole, per esempio Pescara l'avevate già affrontata, che idea ti sei fatto? Beh, sicuramente è un'idea molto positiva, perché il livello del campionato possiamo dire che noi ci aspettavamo sicuramente molto più basso rispetto a quello che è. Sì, il Pescara l'abbiamo incontrato già in qualche amichevole affrontata, possiamo dire, nel pre-season, nel pre-campionato, e possiamo dire che comunque adesso domenica affronteremo un Pescara possiamo dire con grandi qualità, con grandi giocatori di esperienza, e avremo modo comunque di sicuramente di riscattarci e andarci a prendere questi due punti fondamentali che avranno un grande peso su questo campionato da due. Vediamo il prossimo turno, facciamo insieme il punto sulle gare che ci aspettano nel prossimo fine settimana del campionato di Serie A2. Sono la gran parte delle gare in programma sabato. Teramo, come detto, affronta Casalgrande al Pala San Nicolò, mentre l'altra abruzzese, la Hogan Pescara, scende in campo contro il Campus Italia. Gara in programma domenica al Pala Giovanni Paolo II di Pescara, con fischio d'apertura alle ore 18. Si giocherà anche in Serie B, sarà in campo la formazione della Lions Teramo, peraltro il Teramo allenato proprio da Settimio Massotti, al quale chiederemo subito dopo il servizio un parere anche su questo campionato, che per Teramo è una sorta di cantera, tra virgolette, di preparazione per i talenti che dovranno e devono approdare in prima squadra. Il servizio. Il successo di Chieti nel derby contro l'Handball Club Pescara ha aperto le danze del quarto turno nel girone Abruzzo Marche di Serie B maschile. Sfida sentita e combattuta fino alla fine, decide un break dei teatini in avvio di ripresa, una parziale di 10-3 che porta il punteggio dalla 16-16 al 26-18 e costringe i pescaresi al quarto stop in altrettante partite. Turno di campionato diviso in due, e allora stavolta Chieti e Pescara restano a guardare, mentre in campo sarà la volta di Città Sant'Angelo e Lions Teramo. La cantera del club teramano fa visita al Cingoli, anche i marchigiani sono seconda squadra di quella che sta comandando il girone B di Serie A2. Sfida tra tanti talenti dunque, con l'occhio al futuro. Pensa al suo domani anche il Città Sant'Angelo, del top scorer del girone Federico Di Pasquale. Le 29 reti dell'ala in maglia arancione sono valse il secondo miglior attacco del girone. La trasferta a Chiaravalle, ferma a 0 punti dopo 3 partite, appare sulla carta agevole. Pronostico chiuso e parola che passa al campo. Settimio, com'è la propensione al lavoro da parte dei giovani? Tu che sei responsabile dei settori giovanili del Teramo e segui la Serie B, che di fatto poi non è altro che una categoria che Teramo affronta per far giocare i suoi ragazzi più giovani. Sì, il nostro obiettivo è la propensione, cioè, è ottima qui da noi, insomma, i ragazzi ci credono e amano questo sport, comunque in allenamento si impegnano e cercano di ascoltare tutti, insomma, i dettami che gli vengono dati.
diciamo che noi, il nostro obiettivo è quello appunto di far crescere il giovane, ma non solo, durante la gara deve essere il risultato di quello che loro fanno in allenamento, dunque quello che mi preme di più a me è vedere che applicano dei gesti tecnici dove noi lavoriamo in settimana, perché il mio pensiero è sempre quello di lavorare soprattutto sulla tecnica individuale, cioè dare a tutti i giovani ogni informazione possibile per far sì di renderli completi in modo che in campo sono autosufficienti, oltre a stradarli su un gioco moderno di velocità, di lavorare sulle traiettorie, sulle combinazioni 2 contro 1, con un pivot 2 contro 2, cioè tutti i lavori che poi devono essere applicati in partita, e devo dire che loro lo stanno facendo bene e questo mi convince ancora di più, perché sta portando anche degli ottimi risultati. Noi applichiamo moltissimo il gioco 7 contro 6 senza il portiere, ma non perché mi sono reso conto che è un gioco che li aiuta a pensare, li aiuta ai pivot a posizionarsi bene, ad avere posizione, al giocatore centrale che deve scegliere la soluzione migliore, alle ali a stare in posizione, al terzino che si trova in zona centrale a partire e a tirare con un passo solo perché deve essere un tiro improvviso esplosivo, o male che vada a seguire in scalata. Dunque è un lavoro che sto portando avanti e dà i suoi frutti, perché tutti i ragazzi induce anche dei movimenti corretti. L'animo dell'allenatore è venuto fuori, ti sei lasciato andare, è una piccola lezione tattica anche. Senti, da grande ex giocatore, allenatore, ti chiedo un consiglio ai giovani talenti della Pallamano. La nostra è una trasmissione a diffusione regionale, quindi della Pallamano abruzzese. Un consiglio per esempio a Federico De Rubo, che qua magari Federico ha già fatto un gradino in più rispetto ai suoi coetanei, visto che gioca nella squadra federale tra i migliori talenti d'Italia, però in generale un consiglio ai giovani. Di affidarsi a tutte le informazioni che gli vengono date da giocatori di livello, da allenatori che hanno vissuto insomma dei momenti importanti, perché loro vedono cosa può mancare un giovane. Io con Federico, lo sa bene, ho cercato sempre di, nell'anno in cui ho avuto modo di fare degli allenamenti individuali, di cercare di renderlo un po' più completo, perché lui è un ragazzo molto potente, ha una forza fisica incredibile, però la forza a un certo punto con gli anni viene annullata, perché adesso non è che se tu sei forte c'è un buon difensore che è molto tecnico, fa prendere sfondamento, non è che lo puoi travolgere, e dunque ho cercato a loro di quello che hanno fatto con me allenatori importanti come è stato Savic, di nonostante io saltassi tantissimo mi insegnava a tirare da sotto, a tirare in semiere, a tirare sul piede destro. Sono cose importanti, perché poi il giocatore diventa autosufficiente. Un momento di critico di una gara, un giocatore avendo le risorse può tirare fuori dai guai la propria squadra. E questo dobbiamo fare noi, dobbiamo renderli completi, non farli accontentare della cosa buona che hanno, ecco, se tipo se uno è già forte con un tiro forte o ha solo un buon uno contro uno, insegnare vari tipi di tiri, vari tipi di traiettorie per renderli completi. Federico sorride e annuisce, quindi siete sulla stessa lunghezza d'onda. Grazie Settivio, è stato un piacere averti con noi. Grazie a voi, grazie all'invito. Promettici di ricollegarti in corso di stagione, ti verremo a trovare di nuovo. Grazie. Grazie, ciao Settimio. Ciao Settimio. Lavoro, 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 questa è la... Sì, duro lavoro, e grandi sacrifici e niente. Giorno per giorno. Sì. Come detto, dunque, il Campus Italia scenderà in campo appunto nel prossimo fine settimana a Pescara. Si gioca, come detto, anche la Serie B. Vediamo in grafica la classifica del campionato dopo aver visto il servizio. Monteprandone a 6 punti, Lions, Teramo e Città Sant'Angelo sono appaiate, ma Teramani e Angolani devono ancora scendere in campo, lo faranno nel prossimo fine settimana. Allora vediamo anche il prossimo turno con le gare tra Chiaravalle e Città Sant'Angelo, Cingoli e Lions Teramo, mentre nel fine settimana scorso vediamo anche i risultati. Il
nelle Marche la Cus Ancona ha vinto 30-21 contro Falconara, ma soprattutto si è giocato il derby tra Handball Club Pescara e Chieti, vittoria dei Tiatini col finale di 29-25 in trasferta. Siamo in chiusura, vediamo insieme questa grafica per ricordare come la Federazione Italiana Gioco Handball abbia aderito alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Lo ha fatto con una campagna appunto fotografica realizzata dai propri atleti, atleti delle squadre nazionali, atleti del Campus Italia, tra cui Marco Zanon e Jacopo Cioni. State vedendo appunto la clip, è dunque assolutamente doveroso da parte della Federazione Italiana Gioco Handball aderire ad questa campagna appunto contro la violenza sulle donne. Federico, siamo in chiusura, io ti ringrazio. Grazie a te Matteo. È stato un piacere. Ed è stato un piacere anche parlare di pallamano insieme a voi, poter approfondire i temi che riguardano la pallamano italiana e la pallamano internazionale. L'appuntamento con la Casa della Pallamano è per la settimana prossima. L'augurio è quello di sempre. Buona pallamano a tutti. Alla prossima.